Ciao a tutte stelle del web, qui è Xinco Stella che parla. E oggi siamo qui per la nostra rivincita su Pokémon Snakewood. Allora, la mia gola è un po' dolorante per il semplice fatto che mi sono arrabbiato un casino nella parte di Pokémon Dragonstone, dovreste averla vista. E beh, mamma mia, quanto odio Mega Bisharp. Odio Mega Bisharp, punto. Comunque, ah già, questa è la mia squadra Pokémon. Sono tutti, cioè, guardi, non potevo non tenerla a 69, andiamo. Anche perché saliva come la fame. Saliva lentamente, ma proprio lentamente. Perché te non sei ricaricato, scusa? Ecco. Bene. Qua vediamo un po', posso vendere qualcosa, Snake Oil. Vabbè, comunque su Snakewood. Fortunatamente non ho problemi di soldi. Fortunatamente. Quindi andiamo a riprenderci la nostra rivincita. Io non ho più, non mi ricordo come sono i cosi. Aspetta, il primo era tipo volante. No, aspetta. Se vado davanti a lei mi tipo lotto. Sei volo, giusto? Sì. Allora, switch. Sì, Kaitlyn. Bene. Facciamo così, facciamo un Fury Dance e proprio volo. Bene. Sword Dance e muori. Volo e muori. Questa merda deve morire il più in fretta possibile, bravo. Mamma mia, Claude è salito di nuovo di livello. E muori. Oh. Quanto godo. Te come cavolo volo avevi Pokémon? Di che tipo? Di che tipo? Volante. Te sei quel bastardo con i Pokémon tipo volante, che non sembrano Pokémon volanti. Allora, switch. Discharge a non finire. Eh sì. Va bene, va bene. Ciao, 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 ciao. Razor Leaf, Ice Beam e muori. Dato che c'è Altaria e non vuole. Ok. Keucho. No, perché questa merda è anche tipo. Oh! Alla fine Cloud sta facendo tutto. Cosa? Cosa? Hai deciso di non morire? Bene, buono. Duello. Laser, vai. Discharge. Bene. Non ho letto che, vabbè, Pelipper. Ci muore subito. Anche Benny se n'è andato. Adesso c'è il tipo ghiaccio con cui spammerò. Cosa spammerò con un tipo ghiaccio? Cosa? Ah, comunque sì, mi sono dimenticato di dirvelo, ma Limone ha imparato Shadow Wipe. Boh. Uso Gardevoir for the Luiz. Ok. Glacia, dopo ovviamente leggerò di nuovo quella frase bellissima. Allora, Calm Mind. Un altro Calm Mind. Light Screen. Allora facciamo un terzo Calm Mind. Facciamo 4 perché deve essere pari il numero. E adesso non ci ferma più nessuno. No, Shockwave. Sì, basta Shockwave, quindi andiamo di Shockwave. Wow. No, i fur. That crit. Bastardi, bastardi. Perché in pratica stamattina cioè, i miei parenti sono usciti, sono andati in un posto. Hanno trovato un negozio che vende roba giappo. Dannazione. Magari potevano venire. Allora, Wavile. Tu mi fai paura, tanta paura. Non ti dispiace se cambio Pokémon, vero? Dai, una mossa tipo fuoco su di te la posso sprecare, quindi lanciafiamme. Allora, Warrain, dannazione Warrain, laser. Attento, che mi sembra che puoi imparare terremoto. Vabbè, Cloista, Cloymaster. Articuno. È vero che
ci sono i bastardi con... Godo, torno un secondo, godo. No, non ho letto la frase, Rage quit, fatemi uscire. Allora, bug. Energy root, usa, allora, su di te, perché mi piace avere Pokémon completamente carichi. E adesso, non facciamoci ingannare, quel Pokémon all'inizio, quel Luxray, è anche di tipo buio. Bastardo, Indigo sei un bastardo. Allora, Sunny Day. È vero, puoi imparare Terremoto. Muori malissimo. Quick attack. E adesso ci muori con il prossimo. Non ho letto il Ampharos. Limone tu non hai ancora fatto. Limone, vuoi fare qualcosa? No, pure solo. Bene, adesso non... Giuro che... Sei un bastardo! Ma uno di quelli forti! Zapdos. Agilità. Claudia 77, Zebstrika. Perché ti ho mandato? Perché mi fai sti crit? Allora, Limone. Forestor. Outrage. Ma allora sei bastardo anche te. Discerto. Ah, mi faccio più danni da solo. Bene. Ma va a quel paese allora. Cioè, ragazzi! Guarda... Oh. Indigo di merda. Allora, come per la scorsa parte, faccio tutto in un video. Allora, Energy Root. Di che? Devono essere... Max Repel. Perché cazzo Max Repel hai per posizione? Devono essere tutti con la vita al massimo. Questo giusto. Ok. Allora. Bene, adesso io farò un piccolo taglio per semplicemente perché voglio vedere con che Pokémon iniziavo. Quindi a dopo. Bene, allora, lui inizia con un dannatissimo Hitmon lì. Quindi Cloud sta facendo tutto Cloud. Mamma mia. Cloud fa tutto. Allora, Fury Dance, Aera Lace, Fury Dance. Fly. Ok, meno uno. Rock Lobuster. Stavolta non mi... Stavolta ci muori. E subito. Ram Shaker. Cosa sono sti nomi? Ram Shaker era quello... È il bastardo. Vero? Sì, è il bastardo. Vabbè, no, non che non ci siano bastardi. Cioè, non che gli altri non siano bastardi, ma... Questo è il più bastardo, perché... Fly. No, li sto lasciando. Lo sto lasciando sta tappare. Ok. Dannazione, non di nuovo. Perfetto. Bowfalan. No, non cambio Pokémon. Devo cambiare Pokémon. Chrome. Mega. Tu impari Terremoto, ne sono sicuro. Quindi... Please! Vai, Chrome! Radium... No. Che cazzo? Crazy Ball. Bene,
dato che tu sei il suo ultimo Pokémon e questo è il mio ultimo Pokémon, ti uccido con la mossa più potente che ho. O forse no. Deve essere un duello alla pari. Che cazzo è successo? No, aspetta, vuoi dirmi che... Allora, lui usa Splash? A Wonder Guard! Sta merda a Wonder Guard. Sta merda a Wonder Guard. Quanto ci scommettete che è di tipo... come cavolo si chiama loro? Io riporto vi invito un po' tutti. Tanto lui ci muore. Allora, per Blast, per Pump, no. E... for the Lulz. Outrage! Mamma mia. Ma mi sa comunque che sì. Quel ultimo Pokémon è di tipo spettro buio. E quindi, dato che non c'erano folletti in questa generazione, o lo fai uccidere con scontro, oppure lo avveleni, o bruci. Bella cosa, eh? Quello è semplicemente impossibile. Ho vinto. Il motherfucker, ho vinto. Oh, congratulazioni. È passato davvero tanto tempo dall'ultima volta da qualcuno oltre a Rocco Siffredi mi abbia sconfitto. Comunque dovrei dire Rocco Petri. Parli del diavolo e spunta le corna. Ah, finalmente qualcuno oltre me ha sconfitto Feng Lei. Fantastico, non è così? Il mio bronzer dice che c'è un disturbo nella tua mente. Bene, credo che quello siano affari tuoi. Non importa. Mi piace semplicemente guardare in questi che hanno battuto il campione. Oh, professor Beach. Visto, Rocco? Te lo dicevo che Yuno poteva farcela. Oh, aspetta. Tu hai un Pokédex adesso. Yuno! Lo guarderò per te. Biribi, biribi. Biribi, questo non ti interessa? Questo è bene. Non ho mai avuto un Pokédex. Sei un campione e non hai il Pokédex. Ho semplicemente scritto tutto quanto dietro la testa pelata del professor Helm. The fuck. Hall of Fame, sì. Soltanto Yuno può entrare. Sì, ma io non ero venuto qui per vedere mio fratello, il mio Onichan. Va bene, bli bli bli. Adesso si bugga la ROM e sì, e crasha. Sì. Altare. Oh, ma Altare ha fatto tutto. Se l'ho fatta anche adesso. Laser. Non hai fatto nulla. Anzi, Gyarados è quello che non ha fatto nulla. Però Gradul. Finalmente. Welcome to the Hall of Fame. League of Champions. League of Legends. Dovrei giocare a League of Legends più tardi. Perché in pratica voglio riuscire a giocare con Ari. Non c'entra nulla con questa cosa, ma... bella Chrome, mi è piaciuta. È qualcosa di diverso perché finalmente non ci sono solo Pokémon, ma anche mostri Pokémon. E come ho fatto prima, voglio vedere cosa succede se faccio questo. Ok, mi risveglio qui. E quindi non succede un cazzo? Aspetta. Ecco, il pokefono squilla. Fammi indovinare, Beach. Ehi,
Hai provato Swampert? No, non ce n'è, non c'era. Tones era semplicemente ubriaco e probabilmente ha semplicemente visto un pesce o qualcosa. Ho provato dove Brandon e May sono. Bene? Perfetto. Dove? Sutopolis City. Dove dimora Senex. That man. L'uomo che è dietro questa zombie. Invasione di zombie. Una specie di necromante, credo. Sutopolis, hai detto? Quella è un'isola, quindi dovresti prendere un tunnel che lo collega all'isola principale, dato che gli zombie non possono correre sull'acqua. Capito, quindi cercherò il tunnel a Lily Cove, giusto? Giusto. Sai, questa è la prima idea buona che hai avuto fino adesso, Birch. Ci vediamo. Grazie, vai. Click. Quindi adesso dovremmo andare a Lily Cove City. Aspetta, finisco l'episodio, ma prima voglio vedere dove cavolo è Lily Cove City. Eccolo qui, Lily Cove City. Zappolavigna. Così, a caso. Bene, nel prossimo episodio, a quanto pare, anche per Snakewood non è finito. Sperando che non... Vabbè, ho sclerato molto meno qui. Perché se andate a vedere Dragonstone, proprio lo sclero più totale. Quindi, noi ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao a tutti.